Ne approfitto, ma questa storia di Fontana, del consigliere Fontana che cambia casacca? Beh, i video ascoltatori devono sapere che recentemente, qualche giorno fa, Paolo Fontana, consigliere provinciale, candidato nelle liste di Forza Italia e PDL per 3 legislature consecutive in un collegio uninominale, vuol dire che non ha mai raccolto una preferenza, ma è sempre stato calato dall'alto, ha lasciato il gruppo consigliare del PDL con delle motivazioni blande ma oggettive, quelle che non si trova più con l'azione di governo nazionale e locale, e quindi abbandona il gruppo del PDL nel gruppo misto. Però cosa è successo? Che venerdì, cioè ieri, ha fatto una conferenza stampa per annunciare il suo passaggio immediato nel gruppo della Lega Nord in consiglio provinciale, tradendo così gli elettori che hanno sempre votato il simbolo accanto al suo nome prestampato nella scheda, tradendo così tutti i posti di sottogoverno che ha ottenuto dal suo partito come revisore dei conti del comune di San Donà di Piave, di amministratore di qualche ente regionale, e potrei andare avanti dal fatto che ha un bellissimo curriculum vita grazie a Forza Italia e al PDL. La cosa sbagliata secondo me è che non è pensabile oggi che un politico, anche se la Costituzione lo prevede, che possa cambiare casacca da un giorno per l'altro senza far trascorrere un periodo di limbo nel quale maturare, perché non è un leghista Paolo Fontana, è probabilmente il mercato che lo reclama, e lui ha risposto: vedremo che cosa otterrà dalla Lega per il suo passaggio, perché sicuramente non è un puro e duro. Senti una cosa, visto che siamo nell'argomento, adesso sappiamo che Malaspina è stato cacciato dalla Zaccariotto, lasciamo stare il perché, per come, avanti e indietro, ma oggettivamente era una presenza di Chioggia all'interno della provincia. Detta tra di noi, non so cosa abbiamo ottenuto avere un assessore del genere, però comunque era una presenza chioggiotta all'interno della giunta provinciale. Su questo aspetto hai qualcosa da dire? Che umanamente esprimo la mia solidarietà nei confronti di Massimiliano Malaspina, ma politicamente io l'ho anche detto alla stampa: chi in politica vive da solo, in politica muore da solo, e quindi avere un assessore chioggiotto che non si è mai rapportato con nessun consigliere provinciale né del PDL né dell'UDC, dato che nella compagine consigliare siamo di questi due partiti, nelle cose che ha fatto, non ha portato niente su Chioggia come assessore, e quindi non ne sentiremo la mancanza. Mi dispiace umanamente, perché è un bravo ragazzo. Io veramente, scusa, però sulla sua successione, che era la domanda, io credo sia auspicabile e indispensabile che sia garantito non solo un assessore chioggiotto in provincia di Venezia o comunque dell'area sud, ma sicuramente una persona che abbia a cuore il territorio e sappia dialogare con i consiglieri e sappia portare a casa dei risultati, visto che noi in consiglio provinciale, quando c'è il bilancio, vogliamo che, percentualmente parlando, Chioggia, l'area sud rappresenta il 15% della provincia, e quindi troviamo sempre le risorse, che è sempre difficili e che mai nessuno ci vuole dare, del 15% di un bilancio di 250 milioni di euro per il nostro territorio nell'area meridionale Chioggia, Cavarza, Recona. Quindi se l'assessore domani c'è, deve spendere questi soldi bene e soprattutto coinvolgere anche noi. Va bene, grazie Beniamino, abbiamo capito.